Ciao, benvenuti. Oggi andiamo a fare una domanda, anzi due domande perché abbiamo due stese ai tarocchi. Una domanda sì o no. Una domanda indirizzala ad un mazzo, l'altra domanda all'altro mazzo. Quindi puoi ascoltarli entrambi e fare due domande ai tarocchi. Quindi cerca di porre una domanda chiara dentro di te, non cosa accadrà dopodomani quando andrò al matrimonio di mio fratello. No. Allora, troverò lavoro? Sì o no. Lui mi richiamerà? Sì o no. Riuscirò ad arrivare dove voglio? Sì o no. Ok, quindi una domanda chiara e netta, perché questa è una stesa generica naturalmente, quindi io devo vedere, devo riuscire a rispondere un po' a tutti, mi raccomando. Detto questo, i mazzi li vedi qui davanti a te, mazzetto numero 1, mazzetto numero 5. Andiamo subito a fare la nostra domanda ai tarocchi. Partiamo. Eccoci dunque alla risposta per il mazzetto numero 1. Andiamo a vedere la risposta per tutti coloro che hanno scelto il mazzetto numero 1. Andiamo a vedere. Concentrati, fai la tua domanda alle carte, concentrati con me naturalmente. Fai la tua domanda dentro di te quanto più chiara possibile. Andiamo a vedere la risposta alle domande di coloro che hanno scelto il mazzo numero 1. Questa è una stesa con una domanda che dovete pensare. Ok, io vedrò di rispondervi sì o no, quindi vedere se è una risposta positiva o negativa per la domanda fatta. La risposta coloro che hanno scelto mazzetto numero 1, qual è la risposta? Ok, ho spostato un po' meglio l'inquadratura. Dunque, allora, qui c'è una situazione vecchia, qui si parla di vecchio, ok? Diciamo che è questo quello che potreste aver chiesto, almeno così a cazzotto, come dico io, a bomba, a prima vista, ma andiamo per gradi. Allora, qui ci potrebbe essere in mezzo una famiglia con figli, quindi qualcuno che è coinvolto quantomeno nella sua domanda potrebbe avere famiglia e forse anche dei figli, ok? Si potrebbe trattare di un discorso di famiglia, di figli, di casa, casa intesa come mura proprio, quindi un abbandonare, un allontanarsi da casa. Di una situazione anche di amore, quindi magari di una coppia che però secondo me è clandestina, cioè qui vedo sia un amante che un matrimonio in questa stesa. Ok, poi naturalmente dipende, qui siamo in migliaia, non è che posso rispondere alla domanda precisa, ma secondo me qui la più grande percentuale riguarda una domanda di questo tipo. Comunque sia, andiamo a vedere. Qui c'è stata una situazione che è nata, che è sbocciata in un certo modo. Qui c'era, ci poteva essere, diciamo così, una relazione clandestina che potrebbe essere finita. Però qui ci vedo una relazione che poteva essere clandestina, si è chiesto questo, poi andiamo a vedere le altre eventualità naturalmente, che poteva essere clandestina, che è finita, o comunque ci siamo distaccati da qualcuno, ok? C'è stata una situazione di distacco, di allontanamento, ma anche, vedo le carte, di ritorno, di riavvicinamento. Quindi qui o è già successo o sta accadendo, sta per accadere questo ritorno, va bene? Quindi si è chiesto di una relazione affettiva che si è interrotta, o comunque le comunicazioni si sono interrotte per un certo periodo di tempo, ok? Vedo che non vi parlate o non vi siete parlati con questa persona. Qui ci potrebbe essere la notizia, quindi il ritorno di costui o costei,
che, ricordatelo, secondo il mio modestissimo parere, è una persona sposata o comunque che ha un vincolo da qualche parte. Qui un vincolo ce l'ha. Ok? Quindi questo rifarsi vivo, rifarsi viva, ma dopo questo rifarsi vivo, rifarsi viva, qui c'è la sparizione nuovamente. Ok? Quindi se è già successo e sta, che sei rifatto vivo o rifatta viva, naturalmente la risposta è no. Se non l'avesse già fatto, ti dico, guarda, si rifarà sentire. Qui riprendi magari come si dice, i contatti, le comunicazioni, però poi sparisce nuovamente. Questa è una situazione destinata a sfumare. Questo se hai chiesto, se ti sei concentrato o concentrata su un ritorno, un ricontatto di qualcuno, si farà vivo, si farà sentire, ritorna, mi ama ancora, insomma. Qui qualcosa c'è, in special modo se è una relazione o se era una relazione extraconiugale, naturalmente. C'è la notizia, c'è questo ritorno, c'è questo pensiero nostalgico ancora nei tuoi confronti. Quindi qui o è una cosa fresca, successa da poco, ok? Però qui c'è questo ritorno. Ma dopo questo ritorno, dopo questa notizia, questa ripresa, chiamiamola così, qui c'è un andarsene di nuovo. Qui alla base di tutto, secondo me, come dicevo, c'è una famiglia. C'è una famiglia. Se hai chiesto quello che ho detto, se non hai chiesto di questo, qui se è una situazione di denaro, qui un qualcosa si potrebbe risolvere, in special modo se aspetti del denaro per motivi burocratici, penso all'INPS o a un'assicurazione. Cosa ti devo dire? Un'organizzazione che ne so io che ti deve dei soldi, io dei denari li posso vedere arrivare, dei denari vecchi, quindi che già avresti dovuto avere, però c'è qualcosa che non va, manca qualcosa, qui c'è una perdita di un qualche tipo, anche dal punto, no, anche se hai chiesto dal punto di vista economico, qui ci vedo una perdita, quindi un qualcosa potrebbe arrivare, ma non tutto quello che aspetti, non tutto quello di cui tu pensi di aver diritto. Ok? Se hai chiesto del lavoro, guarda, qui c'è, cioè qui vedo una notizia arrivare, o che ti è già arrivata, attenzione, perché qui mi parlano anche di questo, potresti già aver avuto notizie, però qui c'è un nulla di fatto, ok? Qui c'è un nulla di fatto, la situazione va in fuffa, come si dice, va. Comunque, vediamo prima di disperare, andiamo a vedere anche con gli oracoli qual è la risposta per il mazzetto numero 1, qual è la risposta alla domanda di coloro che hanno scelto il mazzetto numero 1. Vediamo perché queste sono un po' grandi da mischiare. Qual è la risposta per il mazzetto numero 1? I desideri, vedi, qui c'è un desiderio, c'è come si può dire, vedi come ti chiama, diciamo così, questa carta. Qui c'è un desiderio forte, 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 quindi magari non solo da parte tua, ma anche da parte dell'altra persona. Però secondo me qui ci potrebbe essere stato un litigio, un nervosismo, insomma, qualcosa è successo con l'altra persona, ma io credo che se stai chiedendo di un'altra persona, qui il desiderio nei tuoi confronti ancora c'è. Io mi convinco sempre più che qui la domanda potrebbe essere stata per un qualcosa di affettivo, relazione extraconiugale, insomma, di amanti o comunque di persone, ecco, che si desiderano. Andiamo a vedere la risposta per il mazzetto numero 1. Di nuovo desiderio, guarda, tanto di desiderio mi parla questa carta, tanto di desiderio mi parla l'altra. Guarda, qui entrambe mi parlano di desideri, di passione, quindi qui mi potrebbero anche dire,
Esatto, e i sogni. Mi potrebbero anche dire che qui c'è quello che abbiamo visto, no? Praticamente, se avete chiesto per l'amore, qui c'è il desiderio, anche la gioia, se vuoi, dello stare insieme, però qui c'è una persona che sparisce, qui c'è un qualcosa che va, non voglio dire che finisce, però una persona magari che va e che viene perché ha già una famiglia, una persona da un'altra parte. Io vedo questo da questo mazzo, da questo mazzo, da questa stesa di carte. Vediamo un po' cosa ci dicono queste cartine chiacchierine. Qual è la risposta? Guarda, butta fuori ciò che non ti sta bene. Quindi qui se hai il bisogno di lamentarti, di arrabbiarti, insomma, cerca di buttare fuori, vedi la bestia nera che è in te, nel senso che cerca di non accumulare, diciamo così, come si può dire, l'infelicità, la voglia, diciamo così, di lamentarsi, no? Come si dice, sai quando uno è arrabbiato che si dice sfogati, insomma, butta fuori, non tenere tutto dentro. Ecco, a questo allude sicuramente questa carta. Quindi cerca di vedere il positivo, fra virgolette, invece di lamentarti, guarda il positivo di quello che ti potrebbe dare questa situazione, praticamente. Quindi cerca di buttare fuori come si dice, questo tuo complaints, come si dice, aiuto, mi viene in italiano. Ops, questa è volata proprio. Ok, vedi? Cerca di sistemare la tua relazione, quindi qui si trova il modo, diciamo così, per sistemare. Vedi, qui c'è un modo, o va trovato un modo per venirsi incontro. L'altra carta volata, rimani centrato sui tuoi desideri. Qui si ritorna ai desideri, vedi? Quindi qui praticamente le carte non ti dicono, non che non ti dicono né sì né no, la risposta è sicuramente negativa, perché insomma con queste carte voglio dire qui con la luna. Quindi non credo che tu arrivi alla concretizzazione. La luna è molto, è fuffa, è aria fritta, come si dice, insomma, non c'è una realizzazione concreta. C'è per un certo periodo di tempo, mi dicono le carte, non so perché, non so che cosa avete chiesto, ok? Perché da prima sì e poi no. Questa è la risposta, diciamo così, il riassunto di quello che mi stanno dicendo, quindi dipende molto da quello che hai chiesto. Andiamo a vedere questa luna, che cosa ci sta a significare. Vediamo perché c'è quella luna lì per il mazzetto numero 1. Perché c'è la luna per il mazzetto numero 1? Cosa ci sta a significare la luna lì? Ops, oggi mi volano tutte. Vedi? Cosa significa la luna lì? Cosa ci sta a significare la luna? Allora, qui si aspetta, vedi, qui si parla di coppia, qui si è chiesto di una coppia, di amore. Di due persone, vedi gli amanti, il due di coppe. Allora, qui praticamente ci potrebbe essere stato anche un nuovo amore, un nuovo incontro, una nuova conoscenza, di cui state chiedendo. Tutto rose e fiori, tutto bello fino a un certo punto, poi arriva il patatrac, arriva un po' la frittata. Nel senso che se avete chiesto di una persona in specifico, che riguarda appunto l'affetto, bla bla, io qui la vedo sparire.
Questa persona che potreste già aver conosciuto non da molto, a dire il vero, non da molto o da molto, insomma dipenderà, ora non voglio entrare troppo nei dettagli, siamo in generico, in generale siamo migliaia, però qui fanno vedere che la cosa si incepperà quando meno te l'aspetti, capito? Uno che non se l'aspetta, le cose vanno tutte bene, eh? E poi qui c'è letteralmente la persona che sparisce nel buio e non si fa più viva. Se di questo avete chiesto, altrimenti insomma vedete un attimino poi nei commenti, insomma vi leggo, se c'è qualche domanda vi rispondo senz'altro. Comunque la risposta in questa stesa io purtroppo la vedo negativa, oppure peggio ancora, inizialmente la cosa va, quindi sì, ok, poi di nuovo ricambia, si capovolge nuovamente la situazione verso, ahimè, il peggio, verso il peggio, nel senso, come ho detto, una situazione che si risolve in fuffa, di un niente di fatto. Ok? Andiamo ad ascoltare adesso il mazzetto numero 5. Andiamo. Vediamo il mazzetto numero 5. Che risposta ci dà? Andiamo a vedere. Qual è la risposta per tutti coloro che hanno scelto il mazzetto numero 5? Concentrati sulla tua domanda, fai la domanda, concentrati quanto meglio puoi, una domanda bella schietta, diritta, con risposta sì o no da dare ai tarocchi. E andiamo a vedere qual è la risposta dei tarocchi alla domanda di tutti coloro che hanno scelto il mazzetto numero 5. Qual è la risposta alla domanda di chi ha scelto il numero 5? Qual è la risposta? Coloro che hanno scelto il numero, ah, però, che hanno scelto il numero 5, qual è la risposta per coloro che hanno scelto il numero 5? Ma allora, qui sicuramente c'è un desiderio molto molto forte, per qualcosa. Io qui vi vedo proprio come se vi doveste quasi rivolgere al cielo. Sai, quando una persona proprio desidera fermamente in modo molto molto forte qualcosa. Ma è anche vero che qui c'è qualcuno in questa situazione che non vuol né vedere né sentire. Io non credo siate voi. Cioè, anche voi, sinceramente, ma per mano di qualcun altro, mi spiego meglio. Qui ci potrebbe essere una persona, un uomo, visto che qui mi esce un re di coppe, o comunque una situazione che riguarda un uomo, che però ci vede ciechi, muti e sordi, nel senso che c'è un qualcosa che non riusciamo a fare, che proprio ci sentiamo impotenti, non solo. Qui c'è questa persona che ci fa sia stare molto inquieti, inquiete sul chi va là, una persona che potrebbe essere partita in un certo modo. Io penso che qui abbiate chiesto sinceramente abbiate chiesto di una persona che non c'è più nella vostra vita, quindi o una persona che è partita a razzo nel conoscervi, nel desiderarvi, nel volervi, nel farvi sentire importante, bla 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 bla, e poi alla fine, puff, è sparito così. Ok? Per mano, per colpa, fra virgolette, di una terza persona, perché qui ci vedo un bel triangolo, questo non ce lo leva nessuno. Poi naturalmente dipende dalla vostra domanda, nei commenti mi farete sapere, io leggo quello che vedo, poi va adattato naturalmente. Per esempio, se aveste chiesto di un lavoro, qui ci potrebbe essere stato
In passato un colloquio tutto felice, tutto a posto, tutto bene, andrà tutto bene, wow, e tutti i manifesti belli. Poi invece alla fine la persona non si è più fatta sentire e il lavoro lo dà a qualcun altro. Ok? E quella cosa vi fa sentire naturalmente impotenti, cioè qui c'è un qualcuno che potrebbe tirarsi indietro da un impegno preso, magari causando lacrime nella persona, cioè in voi. In altre parole, io qui la risposta non la vedo positiva, quindi qui c'è un no, qui c'è un no, al di là di quello che hai chiesto. C'è una situazione che ti vede, sia che tu sia uomo, sia che tu sia donna, oserei dire io, molto inquieto. Qui c'è un'inquietudine, un'ansia, un nervosismo, un'aspettativa molto molto alta, aspettativa che è frustrata. Qui c'è una persona che si è allontanata e che ci ha tolto la gioia di vivere. Ok? Che sia un uomo, si è chiesto di un uomo, che sia un lavoro, come ti stavo dicendo, che sia un'amicizia, che sia una situazione economica, magari prima stavamo bene, poi invece alla fine abbiamo fatto degli errori, siamo stati truffati, perché qui vedo anche la truffa, cioè qui c'è quel sentimento, quell'emozione, quantomeno, di sentirsi così, di sentirsi presi in giro e truffati. Qui tutte le carte mi parlano di solitudine, di isolamento, di un qualcosa che ci è svanito fra le mani. Andiamo a vedere, voglio chiedere un attimo un approfondimento alle carte. Vediamo, qui in effetti le carte sono un po' pesantine, però non disperiamo. Andiamo a vedere anche gli oracoli fra poco, eh? Cosa ci dicono, cosa ci aggiungono. Allora, io partirei subito, andiamo a vedere per il mazzetto numero 5. Vedi, qui c'è, qui è come se, esatto, se la persona che sta ascoltando, quindi te che hai fatto la domanda, stesse aspettando come posso dire, la notizia, la chiamata, la novità da una persona, persona che potrebbe essere un uomo o qualcosa che questo uomo rappresenta. Un ente, un ufficio, capito? Un datore di lavoro, bla 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 bla. Ok? Qui c'è proprio l'attesa nervosa, quasi nevrotica, oserei dire io, di un messaggio. Messaggio che io non vedo arrivare. Anzi, qui se dovesse arrivare una comunicazione, quindi dipende da quello che hai chiesto. Se dovesse arrivare una comunicazione, questa è negativa. Quindi se è un ex, magari tu gli hai scritto tesorino, tesoruccio, questo forse proprio non ti risponde, o se ti risponde pure male. Ok? Tanto che ti fa rimanere male. Se si tratta di lavoro, idem, non avrai la risposta. Non so se mi spiego. Insomma, io qui la risposta non la vedo, però andiamo a vedere perché c'è questa bella carta finale. Andiamo a vedere cosa ci dice. Cosa ci vuole rappresentare quella regina di denari? Questa è una donna bella, bella, bellissima, cioè te, se sei una donna o la donna con cui avrai a che fare, guarda, la stessa carta anche qui, con cui avrai a che fare se sei un uomo, una bellissima regina di denari, bellissima in tutti i sensi. Ok? Qui c'è proprio un desiderio molto molto forte da parte di questa donna di superare questa situazione. Io qui ci posso vedere anche una coppia in crisi, proprio un uomo-donna, una coppia in crisi, come ti ripeto, secondo me, perché qui c'è un'altra persona di mezzo e ci potrebbe essere una donna. O sei te che stai ascoltando, o la donna con cui ha a che fare, se sei un uomo che sei stufata di fare l'amante. Ok? Qui c'è un qualcuno, mettiamola così, la risposta per farla breve, che chiappa un pochino tutti o un pochino tutti i generi di domande.
C'è un qualcuno che si tira indietro da un impegno preso, da un accordo preso, che sia d'amore, di lavoro, di denaro, di amicizia, vedete voi, ok? Qui ci potrebbe essere accuse reciproche o uno che accusa l'altro, insomma, c'è un po' un puntare il dito, un dare la colpa, un accusare l'altra persona di qualcosa o comunque una situazione che non va, che non ne vuol sapere di decollare. Quindi io qui, vedi, qui c'è proprio il silenzio fra queste due persone. Qui c'è una crisi, se avete chiesto di questo, ok? Se avete chiesto di altro, c'è il silenzio comunque, almeno per un bel pezzo. Andiamo a vedere gli oracoli che cosa aggiungono però, perché sai, andiamo a vedere. Allora, per chi ha scelto il mazzetto numero 5, qual è la risposta alla loro domanda? Ok, qui si parla proprio di cuore, di passione, di sentimenti, di emozioni. Ispirazione, idea, concezione e impulso. Ok, vedi, qui c'è l'impulso, c'è magari la festa, il desiderio, la voglia di qualcosa e la sessualità, vedi? Il desiderio. Qui si parla, secondo me, potreste veramente aver chiesto di una persona che è stata o che è il vostro amante o comunque un compagno. Ecco, andiamo a vedere cos'altro potete dirci per coloro che hanno scelto il mazzo numero 5. Ok, qui c'è anche una paura di un qualche tipo per motivi di salute. Qui c'è un qualcosa che ti fa venire, diciamo così, anche la paura per quanto riguarda la salute e la paura, quantomeno, anche di guarire. Quindi qui ti invita a cercare le ragioni più nascoste, più profonde dentro di te, di quale potrebbero essere magari anche questi attacchi di panico che hai, ok? Che possono scaturire, possono arrivare, possono venire da qualcosa di molto più profondo, ok? E guarda caso, carta bellissima, qui ti invitano, ti consigliano di portare del buon umore nella tua vita, cerca di giocare, di scherzare, di ritrovare l'allegria, vedi? Esatto, cerca, sforzati invece che pensare agli attacchi di panico, alla paura e tutto quanto, cerca di portare il buon umore nella tua vita, cerca di concentrarti, di focalizzarti su qualcosa di umorale, insomma, di carino, di simpatico da poter ridere, scherzare. Ok? Ecco dove ti invitano, cosa ti consigliano queste carte. Io mi raccomando, non so che cosa hai chiesto, ho cercato di coprire più situazioni, comunque sia nei commenti dimmelo, così magari se hai dei dubbi, ti posso rispondere perché io vi leggo, insomma, poi tutto ovviamente nei limiti del mio possibile. Va bene? Io ti ringrazio per l'attenzione, ti aspetto naturalmente sempre qua, alla prossima! Anche per oggi siamo giunti al termine di questo video, spero vi sia piaciuto, se così fosse lascia un bel mi piace a questo video naturalmente, iscriviti a questo canale, io ti aspetto naturalmente sotto nei commenti. Ah, un'altra cosa, per informazioni, per i consulti privati, per il mio Facebook, per il mio Instagram, bla 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 bla, vai qua sotto nella descrizione di questo video, trovi anche i link a tutti i miei altri video interattivi, trovi il mio indirizzo mail dove mi puoi scrivere e un sacco di altre robe, va bene? Gioia e amore sempre ad ognuno di voi, un grosso bacione, a presto, ciao!